Miles, dimmi, com'è la situazione? Finn, la Roxxon, l'Underground. È un po' complicato. Sei giovane, stressato e sei anche un supereroe. Ogni tanto devi staccare. Fai ancora musica? Non molto, da quando sono questo. Devi prenderti i tuoi spazi. È fondamentale. Tieni. Un piccolo progetto che iniziai con tuo padre. Un mixtape. Avevamo anche scritto i testi. Perché non ne sapevo niente? Perché non è finito. Avevamo campionato i suoni delle strade per riprodurre il ritmo della città. Ma teneva tutto tuo padre. E quando alla fine litigammo... Ma lo puoi finire tu. E ti aiuterà a distrarti. Già. Sì. Ok, che faccio? Caricala. Ti faccio vedere. Ho impostato degli ologrammi. Scansiona la fonte. Ok, non pensare a Finn. Libera la mente e concentrati sui suoni. Scansiona gli ologrammi per sbloccare i file sulla chiavetta che ti ho dato. Ti aiuteranno a localizzare gli audio. Ora cerca l'originale e raccogli un campione senza interferenze. Grandissimo. Sì, è perfetto. Gli altri suoni di cui hai bisogno sono disseminati in città. Ho lasciato qualche messaggio per aiutarti a localizzare le diverse fonti. Totale. Non ora. Ehi, che te ne pare? Eh sì, ha un suono particolare. Visto? Te l'ho detto che avevamo del talento. E avevi ragione sul distrarre la mente. Ora so cosa fare con Finn. Devo incontrarla e farle abbandonare i suoi piani. Di persona? Dove? Trinity Church, domani sera. Perché ti interessa? Perché hai mezza città che ti sta dando la caccia. Non devi proteggermi. E invece sì. Ogni notte da bambini, io e tuo padre ascoltavamo questo suono prima di dormire. Ha un buon ritmo, sai. Ok. Un suono ritmico che papà e zio Aaron ascoltavano quando erano. Sì, ci siamo. Probabilmente non lo sai, ma io e tuo padre siamo cresciuti qui vicino, prima di trasferirci a Brooklyn negli anni del liceo. Tua madre viveva qui dopo il college, sai? Usciva con tuo padre, ma ci vedevamo spesso tutti e tre insieme. E ci siamo abituati a questo ritmo costante. Un ritmo soffuso. Sottile, ma ha un suo ritmo. Andava tutto bene in quegli anni. Mi illudevo di aver trovato un equilibrio. Stai cercando qualcosa che fa baccano in gruppo. Da soli sono piuttosto silenziosi. Fanno baccano in gruppo?
Spider ragazzino, non ce la farai. I veri eroi come te vincono sempre. Ivy, dove sei finito? Sussurrava i piccioni. Cominciò tutto anni fa, prima delle superiori. Eravamo nel parco e qualcuno buttò a terra un hot dog. Questo è uno dei miei preferiti. Io e tuo padre venivamo qui spesso, accompagnati dal suono che dà vita alla caserma. È ciò che ti serve. Qualcosa alla caserma. Deve essere stato qui che tuo padre ha deciso di diventare un poliziotto. Io continuavo a ripetergli che non aveva... Stai cercando una corrente elettrica. Corrente elettrica? Pariamo con il Venom? Dai. Croce di... Non è bello, Spider-Man! Che spettacolo! Trasmette energia. Dopo aver assunto l'identità di Trauma, incontrai la mia prima cliente sotto questa insegna. Stai cercando un suono che indica l'ora. Un suono che indica l'ora. Va bene. Il suono delle campane. Quelle campane mi ricordano l'ultima volta che sono stato qui. Ricorda, un suono lieve e caratteristico. Lieve, eh? D'accordo. Ottimo! Ehi, sono gli avventi. Direi che ci siamo. Qui trovai il mio primo lavoro. Scusa. Divertiti con questo. Avevo un cliente fisso che incontravo sempre qui. E mentre aspettavo, tendevo l'orecchio e sentivo sempre un suono a scadenze precise. Un suono a scadenze precise. Natale, ma è una bomba. Grazie, Babbo Natale. Sirena del traghetto, sì! Il mio cliente veniva sempre in traghetto dal New Jersey. Sganciava bei soldoni e non lo scoprirono. Fu così che tuo padre venne a sapere di Prowl. Non immaginava che fossi io, quindi si offrì volontario per catturare il grande ladro di New York. Mi sentivo alle strette. Cosa sarebbe stato peggio? Se mi avesse preso o se gli avessi confessato la verità? Porca!
Su con il morale, Spider ragazzino. Ne parliamo dopo, allora. Tunnel abbandonato della merda. Un covo serio, un ladro serio. Wow! Mi piace questo covo. Laboratorio. Sottoscala. Zio Aaron teneva sotto controllo l'intera città. Avrei impiegato anni a costruire questa rete. Sequenziatore, campionatore. Molto vintage. Li usavano di sicuro lui e papà. È sempre stato un grande con la chitarra. Veniva sempre a cena da noi. Immagino che non abbia mai imparato a cucinare. Sfrutta i suoni. Lucchetto a frequenza. Quante sorprese. Visto il costume, ragazzo. Mi hai chiesto perché io e tuo padre abbiamo smesso di parlarci. Lui stava indagando su Prowler e arrivò ad alcuni miei clienti, come Simon Krieger e Wilson Fisk. Ma non poteva sfidarli. Sarebbe stato un rischio anche per te e Rio. Quindi gli dissi la verità. E lui decise di rinunciare a inseguirmi. Per sempre.